Sono Greta Galli, in questo canale si parla di tecnologia e oggi, caro mio diploma in telecomunicazioni, è giunta l'ora di darti un senso. E infatti, come avete potuto vedere dalla intro, io ho dei seri problemi casa col wifi, in quanto comunque ho ancora la fibra misto rame, quindi non è che andiamo molto alle grandi tecnologie di cui si parla oramai. E quindi, come potete vedere, quando devo caricare un video su YouTube è sempre... vabbè, insomma, devo prendermi un giorno per caricare un video di YouTube. Cose che possono capitare, capitano anche con eventualmente trasferimenti, insomma qualsiasi cosa per me oramai è diventata un incubo. Molto meglio di qualche anno fa, ma comunque un incubo. E guardando online potrei aver trovato una soluzione che è in questa scatola, ovvero... aria. No, la soluzione in questione è questa. FritzBots, ovvero quei super modem repeater, cose strafighe che dovrebbero potenziare la rete wifi. Quindi da gran diploma in telecomunicazioni andiamo a testare. In questo caso FritzBots mi ha mandato questo pacchettino in cui, oltre alle cose interessanti che vi faccio vedere, c'era dentro un marsupio di questi con l'effetto super figo che cambia colore in base alla luce, super super bello. Abbiamo qui un... wow, e che è? È un porta qualcosa? Ah, è un portacellulare, guardate, un portacellulare apribile con la scrittina Fritz di qua, molto molto figo Fritz. E poi qua c'è invece le cose serie che ci interessano, ovvero due repeater, in questo caso il 1200 AX, per due, perché casa mia purtroppo ha bisogno di due repeater. E poi abbiamo sua maestà FritzBots 7530AX. Perché ho scelto proprio questo tipo di modem? Semplicemente perché, avendo ancora la VDSL con per l'appunto anche la connessione del telefono e tutto, era il modem che faceva più al caso mio. Ma cos'è quella nuova versione, quella col Wi-Fi 6? Con calma andiamo a vedere tutte le specifiche tecniche. Andiamo adesso a fare un unboxing veloce e ad installare il tutto e andiamo a vedere come cambia la mia connessione prima di FritzBots e dopo FritzBots. All'interno di ogni scatola troveremo il prodotto corrispondente e anche uno o più cavi che potrebbero tornarci utili per la connessione. Nel mio caso utilizzerò quelli del vecchio modem. Quindi, come prima cosa, vado a scollegare il mio vecchio modem e vado a collegare il nuovo modem di FritzBots. In questo punto ho avuto delle leggere difficoltà, ovvero, in poche parole, il vecchio modem che avevo, il modem della Telecom, aveva come porte per la DSL per il telefono delle porte con degli RJ11, quindi un connettore più piccolo rispetto al cavo normale che siamo abituati a vedere sulle porte Ethernet. Invece il modem FritzBots ha la porta per il telefono uguale a quella del modem della Telecom, ma la porta per la DSL che vuole un RJ45, quindi un tipo di connettore più grande rispetto a quello che avevo. Quindi lì le opzioni sono due: o forza bruta e si incastra, sì va bene, no non va bene, o se no bisogna ricrimpare il cavo, quindi togliere il precedente connettore, mettere un connettore nuovo e poi inserirlo all'interno del modem. Fate attenzione anche quando scegliete il dispositivo, soprattutto su queste piccolezze. Ma se proprio non siete in grado, in commercio esistono anche degli adattatori che vi fanno passare da un tipo di connettore ad un altro tipo di connettore. Una volta collegato il modem e acceso, una volta entrata sul computer connesso in questo caso tramite LAN, posso andare ad aprire Google Chrome o un qualsiasi browser di ricerca, semplicemente perché come primo avvio verremo reindirizzati alla pagina home del modem, in quanto non è ancora stato configurato. In questa pagina dobbiamo seguire i passaggi che ci vengono elencati, quindi dire dove viviamo, in che lingua vogliamo le impostazioni, e fare l'accesso con la password del modem, quindi in questo caso la password che si trova proprio sotto il modem, quindi alzate il modem e guardate la vostra password, e una volta dentro possiamo andare a configurare tutto. Se state mettendo il nuovo modem su una rete, diciamo standard, quindi Telecom, Vodafone, Wind, Fastweb, insomma delle reti che compaiono nell'elenco che vi viene proposto, il procedimento è veramente veramente molto semplice. In alternativa, se utilizzate una rete che non è presente nelle reti in quell'elenco, ecco, il procedimento potrebbe diventare un po' più macchinoso, ma potete tranquillamente chiamare l'operatore della vostra
vostra rete e chiedere aiuto, in quanto da un paio di anni c'è la totale libertà sulla scelta dei modem e non si è più obbligati ad utilizzare quello del costruttore che vi fornisce anche per l'appunto la connessione. Nel mio caso con Team non ho nessun tipo di problema, quindi vado ad impostare che ho Team, vado a specificare se 2.4 o 5 giga reazione tengo attive entrambe, anche perché non ho solo dispositivi in 5 GHz, ne ho ancora alcuni in 2.4, e poi vado avanti nei passaggi. Eventuali altre configurazioni, cambi dell'SSID e della password li farò successivamente. Il passaggio complicato viene quando dovete importare i numeri di telefono, come nel mio caso. In casa ne abbiamo uno, quindi non è che abbiamo così tanti numeri, ma se ne possono importare anche più di uno. Il problema sussiste quando dovete andare a mettere dei dati, che sono dei dati che voi non potete avere, ma dovete chiedere al vostro fornitore di mandarvi per l'appunto questi dati. Quindi nel mio caso non ho fatto altro che chiamare Telecom e chiedergli se cortesemente potevano darmi l'username, la password e il proxy per quanto riguarda la SIP, ovvero in poche parole delle informazioni che servono al modem di AVM per collegarsi e attivare anche il telefono dentro casa vostra. Però è un passaggio molto veloce e anche lì ci vogliono proprio 2 minuti. Una volta configurato tutto, come potete vedere all'interno della dashboard, io ho la possibilità di controllare ogni singola cosa, dai dispositivi che sono connessi a come sono connessi, eventuali MAC address, informazioni, whitelist, blacklist. Posso andare a controllare il registro delle chiamate, quindi chi ha chiamato quando, per quanti minuti, qual è il numero e tutte le altre informazioni, e un sacco di potenzialità. Ma torniamo a noi, effettivamente ha funzionato installare questo modem invece del mio precedente modem? Sono andata a fare degli speed test di due tipi, uno con il mio computer portatile connesso in wifi sempre tramite dei repeater, perché essendo in piani più alti rispetto a dove è posizionato il modem, e senza repeater non ci arriva la connessione. Quindi ho provato col mio computer in wifi e con il computer connesso vicino al modem, che è per l'appunto connesso tramite cavo LAN. Devo dire, non c'è stata sta gran miglioria assurda, fantastica, incredibile nella connessione, ma ho avuto una buona miglioria nell'upload. Non ci ho guadagnato tantissimo, ma per me è già un passo avanti, cioè passare da 4 a 7, cioè per me che figata pazzesca. Quindi di conseguenza ho provato anche su YouTube a ricaricare lo stesso video che avevo provato nelle clip precedenti, e invece di 2 ore qualcosa mi dà questa volta 1 ora e 50. Beh ragazzi, buon 10-20 minuti fanno sempre piacere risparmiarli, eh? Ma la cosa che mi ha lasciato veramente sorpresa più che altro è la copertura. Ovvero, io ho il modem che è giù al piano interrato. Abbiamo il piano terra e poi ci sono io su in mansarda. Fino a prima, quando avevo il modem rilasciato dalla Telecom, avevo la necessità di avere 2 repeater in casa. Uno al piano terra per prendere la connessione dal modem in cantina e diffonderla sul piano terra, e un minimo di mandarla nel piano superiore, e poi un altro repeater, ma stavolta collegato tramite cavo LAN, perché si riusciva con la rete sì, ma non prendeva così tanto bene, per coprire la zona della mansarda. Quindi capite che in casa avevo modem e 2 repeater. Invece qui, già solo con il modem, quindi senza repeater, in mansarda mi prendeva. Io tipo, wow. Cioè, non prendeva benissimo, come se fossi vicino al modem, ma prendeva, cioè connetteva, potevo caricare contenuti, tipo wow. Allora ho detto, vabbè, proviamo ad impostare anche i repeater a vedere. Io ho scelto dei 1200 AIZ, sono dei repeater che li collegate ad una presa vicina al modem. Aspettate che si accendano, una volta che iniziano a lampeggiare premete per un secondo il pulsante che si ritrova sui repeater, la spia inizierà a lampeggiare più velocemente, sul modem andate a premere il pulsante per la VPS, aspettate che anche il modem inizi a lampeggiare velocemente, dateli un minutino e il modem si collega in automatico al repeater senza fare nulla. Ho configurato 2 repeater, ne ho collegato uno al piano terra e come potete vedere ho provato a fare uno speed test qua in mansarda senza aver collegato il secondo repeater qua in mansarda, e i risultati sono stati eccellenti, più o meno come, addirittura oserei dire, meglio della rete cablata. Ho provato anche a collegarlo qua in mansarda, ma come potete vedere il risultato non cambia, quindi ciò significa che io adesso anche solo con un repeater riesco a coprire interamente 3 piani di casa con una grandissima velocità di connessione. Grandissima per i miei standard, intendo, è normale che se abitate a Milano per voi questa qui è tipo il 1900, lo so benissimo, mi spiace, ma io non ho ancora la fibra. Bene, adesso che vi ho illustrato quindi come è cambiato dal vecchio modem al nuovo, soprattutto per quanto riguarda la copertura, voglio andarvi a dare qualche consiglio su come scegliere il vostro nuovo modem, nel caso siete interessati a cambiare modem, anche perché è un mondo un po' strano e bisogna un po' capire, perché ci sono un sacco di termini tecnici che se giustamente non sapete siete lì a leggere e vi sembra di leggere un'altra lingua. Innanzitutto c'è da fare una grandissima differenza, ovvero che cosa avete in casa, perché abbiamo dei modem che sono fatti per la DSL, quindi nel mio bellissimo caso fibra misto rame o schifo, modem per la fibra ottica,
specifica, e modem per la rete mobile, ovvero modem che hanno tipo la chiavetta, funzionano con la SIM, hanno degli abbonamenti, vabbè, altra storia. Mentre concentriamoci sugli sfigati con la misto rame. Ovvero, in poche parole, quando abbiamo una rame, una misto rame, stiamo parlando di una DSL, che ai bei tempi che furono, quando io ero bambina, si chiamava ADSL. Adesso si chiama VDSL, che è la super grande novità e migliorata in velocità, sostanzialmente. Ma al di là di ciò, quindi, indipendentemente che voi abbiate ancora la DSL, poveri voi, mi spiace un sacco, o che abbiate la VDSL, ci sono una marea di modem tra cui scegliere. Innanzitutto partiamo dal presupposto che AVM ha per l'appunto dei modem che escono con già l'abilitazione per il Wi-Fi 6 e ha dei modem che non hanno l'abilitazione per il Wi-Fi 6. Io vi consiglio di prendere quelli che hanno già l'abilitazione per il Wi-Fi 6, che è molto più veloce rispetto al Wi-Fi 5 e Wi-Fi 4. E allo stesso modo può avere la frequenza sia della 2.4 GHz che della 5 GHz. Quindi non dovete impazzire a dover comprare dispositivi che funzionano solo col 5 GHz. Quindi già questo fatto ci va a escludere la maggior parte dei modem che non hanno la sigla AIDS. Invece veniamo a quelli che per l'appunto hanno la sigla AIDS, quindi quelli che supportano anche il Wi-Fi 6. Io in particolar modo ho scelto il 7530 AIDS. Per quale motivo l'ho scelto? Allora, innanzitutto ha una porta DSL, che sia DSL o VDSL, vi collegate. Ha una porta per i telefoni, perché in casa abbiamo ancora il telefono fisso, quindi ci serviva la porta per collegare il telefono fisso. E ha 4 porte Gigabit LAN, ovvero 4 porte che tramite il cavo LAN possono fornire fino a 1 gigabit al secondo. Poi io non ho il gigabit, quindi forniscono quel che possono fornire. Delle alternative a quello che ho preso io possono essere il 7510, che però ha il piccolissimo particolare di essere uguale al mio, ma ha una sola porta Ethernet e quindi già collegato un computer fisso e siete fregati, però comunque ha un costo inferiore, quindi se avete bisogno veramente di una porta Ethernet potete prenderlo. E poi c'è il 7590 AIDS, che è la stessa configurazione del mio, ma possiede anche una porta WAN, ovvero in poche parole quando voi avete una porta LAN, quindi una porta normale, in genere sono quelle colorate di giallo, voi collegate il cavo di rete, lo collegate ad un altro dispositivo e il gioco è fatto, il vostro dispositivo è connesso con la rete. Infatti la sigla LAN sta per Local Area Network, mentre la sigla WAN sta per Wide Area Network, quindi si indica un'area di connessione molto più ampia. E infatti la WAN serve per collegare una rete di dispositivi molto più ampia, e anche per questo motivo ben capite che se hanno la possibilità di collegarsi a più dispositivi hanno bisogno di avere una velocità di traffico dei dati molto maggiore. E veniamo ora ai repeater, perché anche lì c'è da scegliere, ce ne sono una marea, c'è l'imbarazzo della scelta. Io ho scelto i 1200 AIDS, che sono compatibili con tutti i FritzBots e hanno la possibilità di formare una rete mesh, ovvero la possibilità di collegare nella rete più dispositivi tra di loro alla stessa rete, che non fanno altro veramente solo che amplificare la rete e vi consentono di collegarvi ovunque voi siate. Esempio, per farla molto più semplice, io ho preso il repeater, l'ho collegato al modem, il repeater aumenta la copertura della rete del modem. Quando io col cellulare sono nel piano interrato dove ho il modem, il cellulare è connesso alla stessa rete wifi, ma è connesso tramite direttamente il modem, mentre quando io sono qui in mansarda il cellulare è connesso sempre alla stessa rete wifi, ma usa come punto d'appoggio il repeater, che a sua volta usa il modem. E tutto questo avviene in automatico, quindi voi non dovete toccare nulla, non dovete stare lì ad impazzire ad avere 40 reti wifi per ogni piano di casa, ve ne basta uno che vale per tutti. E infatti in base a questo si va per l'appunto a scegliere anche i repeater, quindi in questo caso io ho preso i 1200 perché sì, mi consentono di collegarmi a qualsiasi modem FritzBots. Ho scelto gli AIDS perché hanno la possibilità di usare wifi 6, perché se prendete il modem wifi 6 e poi prendete il repeater che non ha il wifi 6, siete un po' punto a capo. E poi ho scelto questi anche perché mi davano la possibilità di formare per appunto questa rete mesh. Ultima cosa, applicazione di FritzBots per il cellulare, FritzBots VLAN, che mi consente di tenere sempre monitorato come sta la rete, quanto sta chiedendo, quanta banda c'è occupata, quanta banda c'è libera e anche com'è la connessione, veramente veramente molto molto comodo, e dice per appunto in quale punto della rete mesh sono collegata, ed è fighissima questa cosa. Quindi io sono un sacco soddisfatta, anche perché veramente per installarlo ci ho messo circa un'oretta, ma presa molto alla larga col fatto che ho dovuto chiamare Telecom, sistemare dei dati, incastrare il tutto, ricablare i cavi, insomma un po' di casini, un'oretta di tempo ci vuole, però in compenso è un'oretta spesa molto bene, anche vedendo i risultati che mi dà. Adesso di sicuro la sfrutterò nei giorni a venire, vediamo un po' anche quanto ci metto a caricare i video, ho già visto una buona miglioria ma andiamo a vederla a lungo andare. Speriamo che in un futuro mi arrivi la fibra, cortesemente, speriamo.
però vedremo più avanti. Ringrazio di nuovo VM per avermi dato la possibilità di testare questo modem in ripetere, quindi di entrare a far parte della famiglia di Fritzbox. Vi lascio tutti i riferimenti qua sotto in descrizione e noi ci vediamo in un prossimo video.